Ieri sera a Vallelunga, 20 settembre 2023, vigilia dell'incipiente autunno e dopo ben 43 anni di oscurità, un bagliore di luce di 24 lampioni a LED collocato dalla ditta ESCO Energia Ambiente SRL di Campofranco ha dato lustro ad un quartiere, consentendolo di risplendere. Un intervento che sa di conquistata civiltà, in pompa magna, fra la commozione e il tripudio generale, è stata inaugurata l'illuminazione di quel quartiere. Un segnale di riqualificazione e decoro urbano. Il sindaco Giuseppe Montesano ha tenuto un discorso accorato alla presenza dell'amministrazione comunale, rivendicando l'esecuzione del progetto e ringraziando l'ufficio tecnico, presenti Antonio Izzo e Claudio Rigatuso, che tenacemente ha voluto ultimare i lavori. Progetto che trova fondamento nella notte, è proprio il caso di dirlo, nella notte dei tempi. Anche il parroco Alfonso Incardona, immancabile negli appuntamenti salienti della comunità vallelungese, ha espresso motivi di soddisfazione. E la voce commossa di Sonia Genco ha parlato a nome di tutti i residenti. Gradito il fuori programma di un simpatico Nino Migliore, un rinfresco buonissimo e abbondante, offerto dal quartiere, dalle donne del quartiere, pratiche ed efficienti, ha trasformato l'inaugurazione in un momento di festa.